si prepara ad essere un Expo da Oscar, quella che Milano ospiterà nel 2015. Della squadra, infatti, con l'incarico di curare la scenografia, fa parte anche Dante Ferretti, che di Oscar ne ha già 22 per The Aviator e Sweeney Todd. Ma intanto ci sono problemi in vista per i terreni dell'Expo. L'accordo sembrava cosa fatta, ma ora i privati chiedono maggiori garanzie sulle possibilità di costruire. Problemi in vista per le aree dell'Expo. L'ultimo fronte vede di nuovo da una parte i proprietari Cabassi e Fondazione Fiera, dall'altra Comune, Provincia e Regione, che con i privati avevano sottoscritto l'accordo per il comodato d'uso. A mettere in allarme i privati sono alcuni passaggi della valutazione ambientale strategica e della variante urbanistica, peraltro ancora da approvare. Nella valutazione ambientale si legge che le trasformazioni delle aree da agricole a edificabili sarebbero una soluzione limite, non auspicabile. Si chiedono più spazi verdi e una maggior concentrazione delle volumetrie, il mantenimento delle strutture permanenti evitando nuove edificazioni. La convenzione con i privati però parlava chiaramente di costruire almeno sul 44% delle aree. Non solo, anche il tanto decantato parco tematico scientifico da lasciare in eredità alla città potrebbe ridursi per motivi tecnici a un semplice parco pubblico e persino l'accordo con la RAI sembra sfumare. C'è poi il capitolo delle infrastrutture presenti nell'area della fiera, una centrale elettrica, pozzi e fognature, 6.000 posti auto, tutti da rimuovere per far posto alla piattaforma del sito espositivo. Chiaramente la Fondazione Fiera si preoccupa di recuperare almeno i parcheggi e di non dover pagare di tasca propria per un eventuale trasferimento degli stessi su altra area. Irrisolta infine la spinosa questione di quanto i privati dovranno contribuire alle spese per le infrastrutture del sito.